Il risultato lo vedete stampato sulle facce dei giocatori. L'Atalanta torna in A dopo un solo anno di B, una stagione di alti e bassi con un recupero finale miracoloso. La Salernitana, che insegue il paradiso dei tempi di Gipoviani quasi 50 anni fa, resta invece in purgatorio. Le colpe da espiare? Aver dominato la partita per larghi brani del primo tempo ed avere sbagliato delle occasioni d'oro. La zona di Rossi è bella da vedersi ed è anche nobilitata dalle buone giocate di Breda, di Strada, di Fresi, seguito con attenzione da Massimo Moratti, e dal collettivo in generale. L'Atalanta, squadra di Marpioni, sapendo che l'avversario ha gioco e gioventù da vendere, si affida a una tattica d'attesa e al momento opportuno colpisce. Pisani confeziona una polpetta avvelenata e Ganz, con l'aiuto dei difensori, la fa ingoiare alla Salernitana. È il gol dell'addio. Ma i campani ci credono ancora nel miracolo, sanno di dover vincere per poter realizzare il sogno della loro vita calcistica e continuano ad attaccare, ma come vedete senza raggiungere l'obiettivo. Anzi, su un contropiede, Pisani trova il modo per far tremare la difesa salernitana. L'Atalanta nella ripresa capisce che il gol ha dato una mazzata al morale dell'avversario e cerca di portare il colpo del KO. Invocano il rigore i nerazzurri per questo intervento di Fresi su Ganz, ma la squadra di Rossi cresce nuovamente e una magistrale punizione di Strada riapre la partita. Ritrova mordente la Salernitana e così l'ultimo quarto d'ora è frenetico. Ganz vuol lasciare ancora il segno, ma non ci riesce. Ottiene tuttavia l'angolo dal quale scaturisce il gol della sicurezza, segnato da Valentini, difensore a caccia di gloria. È il gol che vale la Serie A. Esplode alla fine l'entusiasmo bergamasco. Dopo aver molto sofferto, Mondonico scappa via per piangere di felicità lontano da occhi indiscreti. Già 7 anni fa portò l'Atalanta in A e lo festeggiarono come vedete. Oggi il tecnico perdona i suoi nemici. L'importante è che i miei nemici, quando perderò, perché senz'altro il futuro sarà estremamente più difficile, si ricordino che nel momento della vittoria ho avuto, se non altro, l'educazione di stare zitto. Rossi. Una squadra che ha fatto 57 gol, ha preso 22 pali, secondo attacco migliore del campionato. Venire a Bergamo a giocare nella loro metà campo penso che sia segno di grande forza, al di là di come è andata la partita. Ganz è già dell'Inter. Sono tornato via da Bergamo nel mio di modi, arriverò a San Siro tranquillamente con la concentrazione e l'umiltà giusta.